Ciao a tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale Anita Stories. In questo video vi faccio vedere 7 trucchetti assurdi che funzionano alcuni. Quindi andrò a testare questi trucchetti, molti di questi li avete consigliati voi, quindi grazie mille, potete sempre consigliarmeli nei commenti. E mi raccomando, per vedere tutti i trucchetti guardate il video fino alla fine e vediamo se riuscite a trovare la parola segreta del giorno. In più ho un giveaway in corso, quindi vi lascio il link del video sotto se volete partecipare. Allora, per questo primo trucchetto dovete prendere della plastica un po' spessa, quindi io sto utilizzando della plastica di un contenitore. Dopodiché dovete disegnarci sopra, dovete usare dei pennarelli indelebili, io speravo di avere il nero ma non lo trovavo più, quindi ho dovuto utilizzare questi indelebili colorati che, come potete vedere, non scrivono tantissimo purtroppo. Comunque in pratica ho visto questo trucchetto su Pinterest e utilizzando della plastica spessa e mettendoli poi in forno dovrebbero trasformarsi in dei gioiellini, appunto tipo portachiavi di plastica ancora più spessa. Lo so, sembra assurdo, ma nei video che ho visto funziona, quindi andiamo pure a testarlo. Dovete poi ritagliare le figure, eccole qua, ho fatto un cuoricino, un gattino, una stellina e una nuvoletta che sembra più un cervello. Sono orrendi, lo so, comunque ecco qua il risultato. Purtroppo è stato un mega fail, non so perché, leggevo che comunque dipende dal tipo di plastica che utilizzate. Vi faccio vedere comunque come sono diventati. Il gatto sembra un gatto deforme non si capisce neanche più che è un gatto. Poi c'è la nuvoletta, è l'unica che sembra un po' somigliante vedete, non si è deformata troppo. La plastica comunque è diventata più spessa, quindi se avessero ottenuto la forma sarebbero usciti dei bei portachiavi. Questo non mi ricordo neanche che cos'era. Ah, è un cuoricino. Questo era un cuoricino. E poi questa qua era la stellina, ovviamente non l'avete riconosciuta? Quindi purtroppo questo primo trucchetto non ha funzionato per me. Se voi l'avete provato fatemi sapere nei commenti se per voi ha funzionato. Ma passiamo subito al prossimo trucchetto. Ringrazio Lucia Galea per aver consigliato questo trucchetto che avevo già visto varie volte ma che non avevo mai testato, quindi andiamo a vedere se funziona davvero. In pratica, sono sicura che l'avete visto anche voi, dovete prendere delle fragole e per togliere la parte di sopra, la parte verde, appunto le foglie, basta inserire una cannuccia e spingere e dovrebbe appunto toglierlo senza problemi. Vediamo un po'. Ecco fatto, è stato semplicissimo e devo dire che funziona davvero. Lascia appunto un buco al centro. È rapidissimo da togliere, in questa un po' si è sbudellato perché era un po' più morbida questa fragola, però sì, funziona. Quindi è un metodo rapido e semplice per togliere le foglie dalle fragole. Passiamo subito al prossimo trucchetto. Allora, questo trucchetto è stato consigliato da Viviana Moglia. È un trucchetto stranissimo. Allora, in pratica dice che se metti delle batterie nella carta stagnola vanno poi a riscaldarti le mani. Ok, andiamo pure a provare. Lo sapete che provo comunque di tutto, anche le cose più assurde. Allora, ho preso due batterie cariche e le ho chiuse nella carta stagnola. In effetti penso che fossero cariche, non sono sicura. Penso di sì comunque. Comunque le ho chiuse nella carta stagnola e niente, le ho tenute un po' in mano, però ovviamente non diventavano calde, ovviamente. Però poi ho pensato di aprirle un po' e lasciare appunto la parte finale delle batterie aperta all'aria. Attenzione, qualcosa è successo. Ho sentito una forte scossa all'improvviso e la mano è morta. Oh,
scherzo ovviamente, non è successo niente, però già che c'ero volevo provare anche un altro trucchetto che ho visto sempre su Pinterest se non sbaglio, che in pratica dice che se metti delle batterie in una carta stagnola vanno a ricaricarti il telefono. Ovviamente mi sembra molto strano a rigor di logica, comunque lo sapete che proviamo comunque tutto qua in questo canale, quindi andiamo pure a provare. La batteria è al 76%, andiamo a appoggiare le batterie sul telefono, non so nemmeno in che modo, comunque le ho appoggiate così. Poi ho pensato, ah no, forse le devo mettere sotto dove sta il cavo del caricatore, l'entrata del cavo. Proviamo. Questo trucchetto non ha funzionato, ma almeno l'abbiamo testato e sappiamo la verità. Poi mi è venuta un'idea, ma se io tolgo le batterie e metto le dita dentro, può funzionare come scaldadita. Quindi una funzionalità la può avere questa cosa in effetti. Grazie comunque per aver consigliato il trucchetto. Quest'altro trucchetto è stato consigliato da Nana Wu e devo dire che avevo tantissima paura di fare questo trucchetto. Avevo davvero paura. Non potete vedere la mia faccia adesso, ma forse lo capite anche dai movimenti cauti delle mie mani. Comunque avevo un sacco paura che si incendiasse qualcosa o si bruciasse qualcosa o che mi desse la scossa. Allora, in pratica dovete prendere una bustina di plastica. Sì, una bustina di plastica. Io ho preso questo pacchetto delle M&M's che non si chiude più, quindi andiamo a provare con questo. Dovete mettere della carta stagnola sopra e coprire bene il coperchio, come sto facendo qua adesso. Trucchetto ha funzionato e soprattutto che ha funzionato così semplicemente. Comunque è stato super semplice da fare. Ho provato anche a riaprirlo sia da sopra, appunto cercando di separare la plastica, ma era davvero difficile da aprire, quindi l'ho anche chiuso benissimo. Poi ho cercato di aprirlo da sotto e non riuscivo ad aprirlo, quindi è davvero sigillato benissimo. Penso che sia un'ottima idea per richiudere le cose, soprattutto se non deve entrare aria dentro, quindi anche per gli slime magari. Comunque fantastico questo trucchetto, grazie mille per avermelo consigliato, funziona al 100%. Ora, prossimo trucchetto. Questo trucchetto l'ho visto sempre su Pinterest, mi sembra. In pratica, allora scusate, è veramente imbarazzante farvi vedere le mie scarpe così sporche. Tra l'altro quella macchia nera ce l'ho da mesi e non capisco cosa sia. Penso sia vernice qualcosa perché non sono riuscita a toglierla. Comunque sì, sono un bel po' sporche. In pratica in questo trucchetto per pulirle dovete utilizzare il solvente per le unghie, quello per togliere lo smalto appunto, infatti penso che farò un casino anche con lo smalto che ho addosso, e dicono che le pulisca perfettamente, quindi andiamo pure a provare. Ho preso un pezzo di cotone, qua ho velocizzato il tutto, e vediamo un po' se funziona.
fatemi sapere se anche le vostre scarpe sono in condizioni pietose come le mie o se sono solo io che ce le ho così. Comunque avevo fatto anche un altro video su come pulire le scarpe con il dentifricio, vi lascio il link al video in descrizione, ve lo lascio anche a fine di questo video come schermata finale se volete vedere un po' il risultato e volete anche paragonare quale metodo funziona meglio, se funziona meglio quello o questo. Comunque ho strofinato un po' per bene, già potete vedere che sta togliendo un sacco di roba, ero super sorpresa anche di questo trucchetto e soprattutto contenta che finalmente le mie scarpe hanno un aspetto più decente, soprattutto perché sono bianche e si vede tutto. Allora, ecco qua il risultato, come potete vedere molto molto meglio di prima, ha funzionato, vi faccio ora anche vedere il cotone in che condizioni è per farvi vedere come ha tolto il tutto. Ecco qua, vedete, è nero praticamente. Quelle parti rosse che vedete è semplicemente il mio smalto. Se utilizzate questo trucchetto vi consiglio di non avere smalto addosso. Anzi, consigliatemi che colore mettere ora nelle unghie, fatemi sapere pure nei commenti. Quindi questo trucchetto ha funzionato. Passiamo ora all'ultimo trucchetto. Questo l'ho visto su un canale di YouTube e me ne sono innamorata perché adoro i fiocchetti. In pratica, per fare i fiocchetti in casa, allora dovete prendere un nastro, un filo, forchetta, far passare il nastro al centro, dopodiché farlo passare nella parte centrale da sopra nella forchetta, stringere il tutto, stringere i due nastrini forte, vedete che si sta già formando, dopodiché dovete legare le due estremità. Non vi preoccupate se le prime volte non vi esce, dopo un po', con un po' di pratica vi esce e sono delle bellissime decorazioni che potete mettere anche nei pacchi regalo natalizi, ad esempio potete attaccarli, oppure potete attaccarli come decorazione nella vostra scrivania, nel vostro diario. Sono veramente super super carini ed ecco qua, questo è il primo fiocchetto che ho fatto e no qua. Poi stringete il tutto, fate magari un doppio nodo per evitare che si sleghi ed eccolo qua il nostro fiocchettino carinissimo che potete mettere dove volete, potete anche tagliarlo se volete farlo più corto. Spero tanto che questi trucchetti vi siano piaciuti, ricordatevi di lasciare un like se volete vederne altri, fatemi sapere i vostri consigli nei commenti. Un bacione, alla prossima!